perché siamo più donne, no? E certo, sì. 7-1. Non c'è problema, magari qualche donna farà da uomo. Magari le donne che fanno da uomo disegnavano i baffetti, però non so. No, comunque va bene, non c'è problema. Basta che vi ricordiate che le donne che fanno l'uomo si ricordino di essere uomini. Bravo. Allora, camminiamo o saltelliamo in senso antiorario. Saltellare vuol dire potete saltellare così, potete camminare così, come volete, in questa direzione. Allora, la musica tra l'altro è molto chiara, quando sentite il cambio di musica cambia la parte della danza, è abbastanza, comunque la proviamo dopo. Allora, prima parte è così, allora, ve la canto io, così per la vendita. Allora, questa è la Monfrina che mi hanno suonato, ecco, premetto, il pezzo originale della Monfrina di Laino. Però questa versione l'ho suonata io e un mio amico, senza tra l'altro provarla, perciò non è neanche lì, l'ho suonata io col violino, perché ci serviva una versione, quella di Laino ce l'avevamo suonata, mancava un pezzo, e avevamo bisogno di una versione che fosse chiaramente divisa nelle tre parti per poterla ballare. Allora io e mio amico siamo messi lì, l'abbiamo suonata, registrata così alla buona, a casa di amici, perciò non è una grande versione, però almeno ci permette di ballarla. Allora, durante la prima parte, dicevo, si gira in una direzione. Ritorno. E questa è la prima parte. Allora, seconda parte. Abbiamo capito? A mezzanotte. La seconda parte, gli uomini si girano verso destra, cioè verso la propria parte, le donne verso sinistra. Cioè ci giriamo così, lungo il centro. Ci giriamo a destra, forma a destra. Avete la parte di fronte. Ci siete con me? Di fronte. Provate a farlo. No, staccate le mani, scusate, l'ho detto. Staccate le mani, guardate. Allora, seconda parte. La parte di balletto prima. Balletto vuol dire che si fanno questi passi. Allora avete una scelta, quello che mi hanno detto gli informatori. Allora, potete fare le mani in fianchi o libere, come volete voi. Potete fare questo passo. Molto semplice. O doppio, scacciato. Questi potete, vedete voi. Alternate. Troppo bravi, siete troppo bravi, basta. Cioè è semplicissimo, 1-2. Ma stanno fermi? 1-2. Saltellando. Stanno fermi. Ma la zia non è più vista. Le mani sulla rete, sui fianchi. Ecco, tradizionalmente spesso le donne si avete due più. Se no, possono anche, se volete, da parte delle mani, era abbastanza libero. Dopo questa parte di balletto, diciamo, di fronte, la musica si ripete, allora si gira sotto braccio, cominciamo col braccio destro, così, guardate prima. Guardate prima. Allora, prima in senso orario, perciò. E tornate dove eravate. L'importante è che torniate dove eravate, perché se finite là ci sono due uomini nel cartone. Vogliamo provare tutti insieme, vedere se funziona. Quella lì con la sottobraccio, perfetto, perfetto. Provate. Bravi! Il primo l'abbiamo fatto! Senza musica! Però è breve, perciò è breve. Allora, praticamente, riassumo. Seconda parte. Nella prima ripetizione, balletto. Perciò, potete, se volete, finire così. Poi si ripete la musica. Sì, praticamente. Poi, terza parte, ci si riprende la mano. Attenzione, ascoltate. Terza parte. Ci si riprende per mano e questa volta ci si due volte ci si avvicina tutti verso il centro. Lentamente. Sempre addosso a me. Seguendo la musica.
Cambierà anche il tono magari, parlava tipo Rosamunda. L'abbiamo sviato un pochettino, maestro. Pianino, avvicinarsi fino alla bravi, bravi. E quando la musica si ripete lo facciamo un'altra volta. Okay. Se vuoi, va bene? Partiamo. Pronti? Attenzione, attenzione. Pronti? Facciamo come Tremezzina, che prima si sputavano sulle mani. Puoi immaginare che bello. Paolo, scusa, sì. Anti-orario. Sì, sì, questa è l'azione e poi c'è l'altro. Ottimo. Tra l'altro non ho detto prima, anche questo di dare le indicazioni, in realtà mi diceva una pigra che spesso c'era la persona che dava il corifeo, la persona che diceva, ricordava ai ballerini cosa fare. La prima parte tra l'altro la chiamavano la tunda, aveva proprio un nome, la tunda, quando si gira attorno. Come ho detto prima, questo è quello che sono riuscito a raccogliere da testimonianze, tante testimonianze orali. Nessuno me l'ha mai ballato, mi hanno fatto dei ripassi, ma non sono mai riuscito a raccogliere persone. Però questo credo che si avvicini molto a quello che si ballava. Può darsi che ci fossero variazioni, soprattutto nella parte finale, magari invece del restringimento, magari c'era, qualcuno mi ha detto che a volte c'era una catena, mi hanno anche detto che a volte alla fine di questa danza una coppia si metteva in mezzo e cominciava già l'altra monfrina, quella 2 pantomimica, perciò probabilmente c'erano varianti. Allora, ballate una volta, chi ha solo guardato e non ha ballato e si è pentito naturalmente? Volete provare voi? Facciamo un altro, adesso avete visto, è semplicissimo. Qualcuno vuole provare che non ha ballato adesso? La signora. Tutti? Tutti? Siete timidi? No, non voglio obbligare nessuno, però se avete voglia possiamo ballare un'altra volta. Anche per ballare la via rossa pigra.
La via rosa. Passo dell'Antonio? Ora passo da... Oh no, l'ha cambiato! Leo? Dopo lo mettiamo su Facebook questo, eh? Sì! No, no, su YouTube! No, veramente, eh? Settimana prossima... Ci vediamo su YouTube. Aiuto, aiuto, aiuto.